Ciao amiche, questa è la location peggiore, ma stranitre. Però siccome mi avete chiesto il video outfit misto trucco, non ho fatto il tutorial perché sono un po' stronza. Nel primo giorno di scuola, questa è scuola, cioè questa è scuola, ho anche lo zaino, E praticamente allora il trucco, semplicissimo, cioè eyeliner. Tranquillo, la matita sotto un po' così. Questo praticamente. La matita fa un po' schifo già. Fa un po' schifo già perché io la metto, praticamente non la metto bene bene. Io la metto in modo che sotto sembra sfumata, perché sono un po' stronza. La base io non l'ho fatta perché non credo di averne bisogno in questi giorni, cioè se non ho le mie cose da coprire, io delle volte il fondotinta manco lo metto. Faccio la fine. Poi niente, coda di lato, molto molto ok, vado a scuola, sono una figa. Poi, se volete fare le strong, direi di mettervi anche dei begli orecchini. Altrimenti così molto easy. Occhiali, che è il primo giorno di scuola, se siete tornate alle vacanze, figa. Poi, andiamo indietro. Questo è l'outfit di una grassa. Quindi, rigorosamente, pantaloni qui. Jeans normalissimi. Ok, no, mi guardo di là perché c'è anche uno specchio di là. Jeans normalissimi senza nulla di che, ovviamente infraculo perché bisogna fare un po' le fighe. Poi allora io sotto qui ho messo una maglia dritta nera perché praticamente questa maglia, cioè, arriva qui corta, no? Quindi onde evitare che si veda questa spiacevole parte in cui l'addome è molto rilassato, facciamo questo effetto molto che non si vede nulla. Poi, come si dice, maglietta a mezze maniche, tranquilla, cioè se avete freddo, freddo, felpina nera che non vede niente nessuno. Sì, i pantaloni qua sono rotti perché sono un po' grassa. Cioè, perché praticamente mi sono abbassata, no? Così, psh, è stata la fine. Poi scarpe, come faccio a farvele vedere? Nere, così, normali. Nike, normali, senza nulla di che. E poi lo zainetto figo che io ci ho messo la tasca zebrata, che però uno stronzo me l'ha tagliata, ma... Ormai tanto io a scuola non ci vado più, quindi chi se ne... E niente, accessori, niente, neanche più di tanto, perché tanto dovete andare a scuola, cioè non è che dovete andare a fare la sfilata di moda. Però io consiglio per le più sciallotte di non truccarsi neanche. E invece per quelle che si vanno eyeliner, giusto riga di eyeliner che tiene vivo il tutto. E basta, cioè questo outfit normalissimo senza... Con la maglietta stupenda di Batman me la consiglio. Cioè, ho preso la cosa più scuola che mi veniva. Che avevo sotto mano. Aspettate, che adesso vi prendo. Ok, perfetto. Allora, come potete vedere, questa camera è un po' uno schifo perché praticamente succede che il marito di mia mamma voleva mettere la camera, una camera, nella camera dove c'era quella di mia mamma. Camere proprio quelle complete, un po' da vecchi, no, sono sempre a casa di mia nonna, non si sbaglia mai, non sbaglio un colpo. Praticamente, allora in questa camera c'è il delirio, vi faccio vedere. Ho pestato il filo della piastra. Praticamente la mia camera sarebbe composta da quello e sotto ci sarebbe un letto, però io poi vi faccio vedere quella scrivania che l'ho fatta io, Tanta roba. Lì ci sarebbe un letto sopra che però ha preso mio nonno, là è vuoto, E quel letto che ho aggiunto io, costruito da me, tra le altre cose. Ok, iniziamo ad aggiungerci che c'era le aggiungerci il lettino per far dormire, scusate il vomito, per far dormire mio fratello. Poi hanno aggiunto questa specchiera, vecchia come Barnaba. E infine l'armadio correlato, perché, cioè, è tutta roba, cioè, tutta, che non è nulla di mio, cioè, nulla di mio, capite? E poi questa scrivania che ho portato un po' di trucchi da mia nonna. E praticamente l'ho, questa Barbie, mamma, l'ho dipinta di rosa. E poi ci ho fatto uno stencil con gli orsetti, tutto lungo e stracarino. Vabbè, sì, salva sleep, dai, ce li mettiamo tutti alla fine. E niente, poi vi volevo chiedere una cosa. Allora, volevate il video sulla ricostruzione, però io non ho capito. Nel senso, vi faccio vedere come io faccio la ricostruzione. Così si vede meglio, non si vede un cazzo, va bene. Come io faccio la ricostruzione. Poi vi volevo chiedere se volevate vedere anche quello che c'è nella mia borsa da ricostruzione.
Nel senso, se vi interessa, brillantini, cosine, cose così, se le volete vedere, ve le faccio vedere prima che faccio il video della ricostruzione. Nel senso, faccio tutto in uno perché io sono un po' così. E niente, oggi devo andare da una ragazza a fargli. Faccio le unghie a mandorla. Ma minchia, costa il telefono messo così, sembro una buzzicozza. Più buzzi che cozza. E niente, quindi maglietta di Batman, quella che vi ho fatto vedere nell'haul dell'altra volta, che è una bomba. Voi direte, scusa, ma con quelle occhiaie tu non ti fai la base, no? Perché ti dovresti vergognare. Sì, ma io sapete che sono molto friola in queste cose. Poi sì, vabbè, accessori, ci sono gli anelli miei soliti di sempre, che non sto neanche a farvi vedere perché avete visto tutti i video. Ho rotto. È un problema, sono ruttato. Tanto lo facciamo tutte, cioè non è... E adesso basta, continuo a cazzeggiare. No, devo andare tipo... Non ho capito dove. Però vado. Ciao. Con questa voce da hotline. Ciao.